La sua tesi di laurea sul mito asburgico nella letteratura austriaca è un classico ancora in libreria. Da saggista a narratore, ora ama scrivere sull'acqua, dei fiumi o del mare. Quest'anno Claudio Magris fa la spola tra la sua Trieste e Parigi, dove tiene le prestigiose lezioni del Collège de France sulla letteratura europea. L'abbiamo incontrato durante il Salone del Libro. La narrazione è fluttuante, in cui personaggi ed eventi si disperdono, si frammentano, si ricompongono, riaffiorano, nasce dal senso profondo di una radicale trasformazione del mondo e probabilmente dell'uomo. Che rapporto c'è tra il suo fluttuare e questo mondo di Parigi che ha conosciuto quest'anno? Devo dire che la Francia è sempre stata, fin da bambino, una presenza culturale profonda nella mia. Mio padre era di cultura francese. I grandi romanzi che hanno formato il mio modo di vedere il mondo, di guardare le cose, le persone, sono stati, accanto a quelli italiani, quelli russi e quelli francesi. Era Victor Hugo, cittadino, mia madre della Repubblica. E quindi, in qualche modo, quella famosa frase di Kennedy, che disse una volta: ogni uomo ha due patrie, la propria e la Francia, io l'ho sentita molto. Quindi le grandi letture, il grande incontro con Parigi, con la Parigi di Baudelaire. Poi in questi anni ci sono stati degli incontri molto vivi. Devo dire che io sono stato proprio stupito e grato della incredibile accoglienza che i miei libri, tradotti tutti, hanno avuto in Francia. E non sto parlando adesso di successo o non successo, ma del modo con cui quello che uno cerca di raccontare viene capito e accolto, perché di questo si tratta. Ognuno è contento, naturalmente, se gli dicono che ha scritto un bel libro, ma ancora più importante è di vedere che si riesce a raggiungere le persone che si cerca di raggiungere e che quello che ci voleva dire, i valori, i sentimenti che si vogliono comunicare, sono raggiunti. Ecco, trovo che nella Francia sia una combinazione di ordine e libertà, che sono i due problemi, i due ordini di valori della vita civile, così difficili talvolta da associare. Credo che la Francia sia uno dei modi migliori di poter considerare, naturalmente con tutti i difetti, non sto parlando di nessun paese, un paese perfetto né esente da dei difetti. Il mio incontro, devo dire, è proprio... il termine fluttuare lo rende molto bene, perché rende questo abbandonarsi allo scorrere della vita, questo fluire che non è solo il fluire della Senna, ma il fluire delle strade di Parigi, questa grande poesia della città, che non a caso è una letteratura che ha inventato la figura del flaneur, di colui che va in giro a vagabondare, che vive guardando le cose e che trova il senso della propria vita nel modo con cui guarda le cose. Io questo lo sento fortemente, i miei libri ne sono proprio impressi fortemente, anche in questo senso di quel passaggio che lei ha citato, io parlavo credo o di Danubio o di microcosmi, forse più di microcosmi, in cui la vita stessa è vista proprio come un fiume, e come un fiume in cui le acque confluiscono, divergono, e così gli incontri dell'esistenza, il fare strada insieme, lasciarsi per ritrovarsi, come quando un'onda resta, si rompe la risacca sulla riva, ma qualche cosa poi resta indietro, ma ci si continua in questo fluire, portare dietro tutta la vita. Ecco, forse l'immagine della città che dà più per me l'immagine della vita in questo senso. Scrivere significa sapere di non essere nella terra promessa e di non potervi arrivare mai, ma continuare tenacemente il cammino nella sua direzione attraverso il deserto. La letteratura, scrive lei citando Claudio Marabini, significa mettersi nei panni dell'altro. Da questo punto di vista, che ruolo può svolgere oggi la letteratura quando ci sono grandi distanze nel rapporto tra le culture e grandi incomprensioni? Sì, anzitutto devo dire che le distanze e le incomprensioni nel passato erano ancora più grandi e hanno provocato disastri e soprattutto violenze e stragi senza che nemmeno se ne avesse la consapevolezza. Quindi non bisogna dimenticare che noi viviamo in un'epoca di tremendi problemi, forse di problemi tragicamente insolubili, questo potrebbe portarci a conclusioni terribili, ma viviamo in un'epoca di enorme progresso morale, perché per la prima volta da alcuni anni, non so, sono decenni, ci si è accorti dell'esistenza di altre persone, di altre culture, di altri valori, che hanno diritto di vivere.
Guarda che una volta veramente si calpestavano diritti senza nemmeno averne cattiva coscienza, senza nemmeno saperlo. E quindi questo è... dico questo perché la critica doverosa del presente, di tante sbagliate risposte che noi diamo a problemi presenti, è giustissima. Noi dobbiamo occuparci dei mali del presente e non di quelli del passato, però guai se questa diventa una insensata nostalgia del passato, che è stato spesso barbarico, orrendo, ingiusto, e è una fortuna non aver vissuto in certe epoche del passato. Io credo che la cultura abbia un enorme valore, naturalmente bisogna intenderci la letteratura, che è una cosa diversa, perché cultura è tutto, cultura è il modo di vedere il mondo. Che cosa può fare la letteratura? Allora, la letteratura, io credo, non debba fare nulla di esplicitamente e volutamente didascalico. La letteratura non è una maestra di scuola, non deve voler insegnare, non deve trasmettere messaggi. Non deve trasmettere messaggi, deve raccontare. In questa capacità di raccontare può svolgere una funzione morale enorme. Perché? Perché proprio senza prediche ci fa capire la vita. Se ci mette nei panni di un altro, senza volerci dire guarda questo è buono, gli stessi diritti, eccetera, eccetera, ma se ci mette a, se ci fa capire come un uomo, una donna, diversi da noi, vivono, amano, se ci fanno amare, come ci succede ai grandi personaggi della letteratura, che noi impariamo ad amare, anche i personaggi non personaggi angelici, e la grande letteratura ci porta una galleria di persone di cui ci siamo innamorati, di cui siamo diventati amici, e quindi abbiamo imparato ad amare altre cose che non sono le nostre e a farle sentire nostre. Quando noi leggiamo Guerra e Pace e la storia di Pierre Bezukhov e impariamo a guardare il mondo con i suoi occhi, ecco che veramente diventiamo più buoni, ma non perché ci sia una predica buonista, ma perché il nostro orizzonte umano si allarga. E vede, la letteratura in questo senso, che non deve essere mai pedagogica, può svolgere una funzione involontariamente pedagogica fondamentale, cioè quella indiretta. Vede, io credo che anche ogni vera educazione può essere solo, è autentica solo se è indiretta. Se posso fare un esempio, a casa mia i miei genitori non mi hanno mai detto che non bisogna essere razzisti, mai sentito, ma non mi hanno neanche mai detto che non bisogna mangiare al gabinetto. Semplicemente io sono cresciuto in un ambiente in cui il modo con cui i miei genitori lavoravano, si divertivano, chiacchieravano con gli amici, giocavano a carte, eccetera, eccetera, non faceva neanche venire in testa l'idea di poter essere, che so, antisemiti o razzisti in altro modo, e neanche di andare a mangiare al gabinetto. Se avessero dovuto dirmelo, sarebbe probabilmente già stato troppo tardi. E questa è la letteratura. Vede, Joseph Conrad non è che ci dica bisogna essere coraggiosi, valorosi, ma ci mostra che cosa può essere nella vita la lealtà nei confronti di un altro, la capacità di fare la strada insieme a un altro, magari lontano da noi, ignobile. Questa è la grande funzione della letteratura. Lei è passato dalla saggistica, da una scrittura molto analitica, molto di ricerca della verità filologica, ha una scrittura abbastanza diversa, poi più piena d'acqua, quindi anche meno catalogabile, se vuole. E nello stesso tempo si è reso conto, e racconta anche degli episodi precisi in cui è successo, tipo la storia dei cosacchi, tipo l'azione su una sciabola, episodi in cui ha scoperto come il mito valesse di più in qualche modo della verità storica. Fosse più diffuso. Ma guardi, io ho scritto varie cose, certamente da alcuni anni scrivo più cose inventate, anche se io credo molto, come diceva Svevo, che la vita sia originale, più originale di quello che uno scrittore possa inventare, e che le cose veramente successe, le persone che hanno veramente vissuto, esistito, amato, siano incredibilmente interessanti. Ognuno di noi, nella sua famiglia, i suoi amici, ha delle storie veramente successe che sono veramente materia di romanzo e che sono romanzo, perché questo significa raccontare. Quindi io non vedo alcuna differenza sostanziale. La differenza è naturalmente nel metodo, perché un conto è se ci mettiamo a discutere del comunismo, e allora facciamo del saggismo, e un conto se ci mettiamo a raccontare un'eventuale esperienza mia o sua, poniamo se fossimo stati militanti, che so, del Partito Comunista Sovietico, allora quello sarebbe un racconto, naturalmente, no? E questa è la grande differenza. E Melville diceva: la verità è molto più strana
della finzione. Dico questo perché? Perché io sempre quello che ho scritto nei romanzi, nei racconti, in cui il protagonista è inventato, in cui sempre tutti questi libri sono pieni di cose vere. È come se io cercassi di fare un mosaico in cui la figura che ne risulta è fatta da me, ma le singole pietre, composte poi da me, bene o male, sono sempre pezzi di realtà, destini, visi, volti, passioni, sentimenti, storie, grandi o piccole, successe a delle persone. Quasi tutto corrisponde alla verità. E lei mi diceva il mito, intendiamoci bene, il mito non significa che la falsificazione, l'invenzione sia più autentica, no, significa che bisogna chiedersi anche, non soltanto cercare di capire che cosa gli uomini hanno fatto, ma anche cercare di capire cosa gli uomini credevano di fare, perché tanti noi, chiunque di noi, anche lei o io certamente, tante volte facciamo una cosa e magari siamo convinti di fare chissà che cosa d'altro. La differenza tra intenzione, sì, e risultato, e allora questo noi dobbiamo andare a cercare dentro la storia di un uomo, non soltanto quello che ha fatto, ma quel complesso della sua vita, i sogni che ha avuto, i sogni che sono tradotti in realtà, quelli che sono abortiti e rimasti dentro di lui. Dobbiamo anche andare a cercare che cosa in quel momento nella nostra vita era possibile, stava per succedere, che so, una storia d'amore che avrebbe potuto finire in modo diverso, e sappiamo che avrebbe potuto finire in modo diverso, che qualche cosa di piccolo l'ha fatta scivolare in un senso o nell'altro. È un allargamento della verità, e cercare e capire che la verità è quella dei fatti, che vanno anche rispettati, perché certamente quello che lei ha fatto ieri è la verità, se lei ha fatto un gesto di generosità o di vigliaccheria, questo è un fatto molto rilevante, ma poi dovremmo andare a vedere che perché, cosa, come tutto questo pullulare di verità che ci sono nel cuore e nella mente di un uomo dietro ogni azione. E quindi ecco che allora anche i miti ci aiutano a capire la verità, solo però se continuiamo a sapere che sono miti. Venere, dice il mito mirabile, nasce dalle acque del mare. E questo naturalmente, se noi credessimo veramente che un bel giorno, Venere, che questo fosse successo, non so, il 3 marzo dell'anno tale, saremmo dei pazzi, dei regressivi, e spesso l'ideologia commette questa violenza perché propone dei miti come se fossero delle verità storiche, e questo veramente è un truce inganno. Se invece noi sappiamo che questo non è mai esistito, ma che questo racconto ci dice la verità di un certo sentimento dell'amore, del nesso che c'è tra l'amore, l'eros, la sua promessa di felicità e l'incanto del mare, cioè se noi sappiamo che ogni giorno veramente Venere nasce dalle acque del mare, e allora questo naturalmente è una verità. Certo. Purtroppo l'uso ideologico, l'uso politico poi dei miti è nefasto, perché è una falsificazione naturalmente. Pensi ai miti nazionali che vengono spacciati per verità storiche.